quasi tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto la fortuna barra sfortuna di prendere un aereo. A me personalmente gli aerei piacciono veramente un sacco, però in particolare mi colpiscono quelli dalle dimensioni gigantesche. Infatti oggi vedremo la classifica degli aerei più grandi in assoluto. Quello che vedete è un aereo mastodontico che qualche tempo fa decollò all'aeroporto di Genova. È lungo 69 metri ed è largo 73. Stiamo parlando dell'Antonov AN-124, il più grande aereo cargo mai costruito in serie. Impiegato a partire dal 1987 e ancora oggi in servizio, principalmente in ambito militare. Ma viene spesso impiegato anche per il trasporto di grandi oggetti, come treni, yacht e perfino altri piccoli aerei. Infatti ha una capacità di carico notevole, pari a 150 tonnellate. Oltre a ciò può trasportare anche 88 passeggeri. Anche se la produzione di questi aerei è stata fermata, ogni anno vengono comunque controllati e migliorati. Il Boeing 777-200 è un bimotore a doppio corridoio, fabbricato da Boeing. Questo aeromobile viene utilizzato per i collegamenti a lungo raggio, verso Nord e Sud America, Caraibi, Africa, Estremo Oriente e area del Golfo. Noto anche come 777, è stato il primo aeromobile commerciale interamente progettato al computer. La cosa incredibile di questo velivolo è il fatto di poter trasportare più di 500 persone. Questa versione ha inoltre stabilito un record, quello della distanza più grande mai percorsa da un aereo di linea senza mai fermarsi, ovvero 17.000 km. Grazie ai consumi ridotti si è rivelato uno dei modelli più venduti in assoluto. Vi ricordo comunque che ha un prezzo di 291 milioni di euro. Così, guardandolo dalla foto, vi sembrerà di una grandezza normale, diciamo. Però, se lo vedete da vicino, state certi che vi spaventate. Il Galaxy è il più grande aereo di trasporto di tutta l'aeronautica militare degli Stati Uniti. Lungo 75 metri, può trasportare un carico di ben 150 tonnellate. Non a caso, è uno dei pochissimi aerei esistenti che riesce a trasportare carri armati e pesanti. Ha un'apertura alare di 68 metri ed è alimentato da 4 enormi motori, che generano una potenza fuori dal comune. Per farvi un'idea di quanto sia grande e capire, vi dirò che dentro ci stanno più o meno 4 elicotteri d'attacco, oppure 5 veicoli blindati, che ovviamente non sono per niente piccolini. L'Airbus A380-900 è l'aereo di linea più grande che sia stato mai costruito. Caratterizzato da una cabina a doppio ponte, questo gigante può ospitare un numero di passeggeri che varia da 525 a 900, con classe unica. Spazio e comodità sono tra i punti di forza di questo aereo, che consente alle compagnie di offrire ai clienti più esigenti anche vere e proprie suite. Pensate che a bordo ci sono perfino 2 spa. Come siano riuscite a infilarci anche quelle? Ecco, mi piacerebbe tanto scoprirlo. Comunque lungo 79 metri, ed alto con un palazzo di 6 piani, ovvero 24 metri. Questo è attualmente l'aeromobile più grande che esista sul nostro pianeta. Diciamo che ha una forma molto particolare, soprattutto se visto di fronte. Per questo i media del Regno Unito l'hanno soprannominato sedere volante. L'Airlander è decollato dalla base di Cartington, nell'Inghilterra centrale, per spostarsi ad una velocità di 150 km/h sui cieli di Bedfordshire. Un volo durato circa mezz'ora, molto poco rispetto alla straordinaria autonomia del velivolo, che viene stimata di diversi giorni. Questa imponente aeronave ha la capacità di decollare e atterrare in maniera verticale su qualsiasi superficie, quindi parliamo di campi aperti, acqua ghiacciata o anche nel deserto, quindi senza necessità di pista d'atterraggio come richiederebbe un aereo normale.